Psiche era una principessa che viveva con i suoi genitori e le sue due sorelle. Era una splendida fanciulla, di così grande bellezza sfolgorante e divina, che veniva adorata dagli altri esseri umani come se fosse stata la stessa dea Venere. Era talmente fuori dal comune, al di sopra di ogni altra donna, che non esisteva nessuna parola umana per descriverla e per esprimere l'ammirazione che suscitava. Però la sua estrema bellezza era tale che nessuno si sentiva degno di chiedere la sua mano, e così, mentre le sue due sorelle, meno belle, trovarono presto marito e lasciarono la casa paterna, lei rimase abbandonata a piangere con la sua solitudine. Nel frattempo, la dea Venere era venuta a sapere che a una giovane umana venivano tributati onori divini e si adirò. Gelosa per la venerazione usurpatale, decise di punire l'innocente Psiche. Convocò così suo figlio Eros e gli ordinò di fare innamorare la splendida fanciulla dell'uomo più brutto e avaro della terra, affinché fosse coperta dalla vergogna di questa relazione. Il dio si apprestò a obbedire all'ordine ricevuto dalla madre, ma alla vista della sfolgorante bellezza di Psiche ne restò incantato. Nel frattempo, i genitori di Psiche, preoccupati per la sua condizione di bellezza sovrannaturale che le impediva di avere una vita normale come le sue sorelle, consultarono un oracolo che vaticinò che gli dei imponevano che la giovane venisse offerta quale sposa a un feroce drago alato, potente e terribile, temuto dallo stesso Giove. Così, con l'angoscia nel cuore, fra lacrime e lamenti, il re e la regina furono costretti a obbedire al vaticinio e portarono la giovane sulla rupe dove sarebbe stata ghermita dal temibile mostro. La giovane, sgomenta e terrorizzata, era pronta al peggio, ma improvvisamente, con l'aiuto di Zefiro, Eros la trasportò nel suo splendido palazzo, luogo splendente di ori, di marmi preziosi e di ricche suppellettili. Voci incorporee accolsero la giovane e la invitarono a sentirsi a casa sua, a godere di tanto sfarzo e a comandare loro ogni desiderio, certa di essere subito esaudita. In questo luogo, quella stessa notte, Eros entrò nel suo letto e con dolcezza e passione, imponendo che gli incontri avvenissero sempre al buio per non essere riconosciuto e non incorrere nelle ire della madre Venere, la fece sua. Psiche, con Eros, conobbe la bellezza e la dolcezza dell'amore passionale e, obbedendo al suo misterioso sposo, visse felice. Eros invitò insistentemente la dolce e ingenua sposa, che ora era in attesa di un figlio, a diffidare dalle due invidiose sorelle, in quanto le avrebbero causato grandi dolori. La giovane non credette alle parole del marito e così lo implorò di permetterle di rivederle ancora, per confortarle, dato che sia i genitori che le sorelle la piangevano morta. Dopo tanti dolci insistenze, Eros, a malincuore, glielo permise e lei le rivide, invitandole a godere della bellezza della propria regale dimora. Ma, come predetto dal dio, le due donne, anziché essere contente per l'abbondanza e la felicità in cui viveva la sorella minore, bruciarono di invidia e decisero di rovinarle la vita. La persuasero che il suo sposo non fosse altro che un orrido serpente temuto da tutti e la spinsero a tendergli un agguato nel sonno. Psiche, troppo ingenua, credette loro e quella notte, brandendo una lama in una mano e una lampada accesa nell'altra,
quando lo sposo dormiva, si avvicinò per tagliargli la testa. Quando vide quale fosse il volto dolcissimo di suo marito, rimase sbigottita dallo stupore. Lo contemplò colma di ammirazione e toccò la sua faretra e le frecce, pungendosi con una di esse. Così, inconsapevolmente, si ferì da sola con le potenti armi del dio dell'amore e fu inebriata di desiderio per lui. Proprio in quel momento, una goccia di olio bollente cadde dalla lampada che illuminava ebbe il corpo di Eros e, bruciandogli la spalla, lo svegliò di soprassalto. Il dio, deluso per il comportamento di Psiche e sentendosi tradito, volò via all'improvviso. Psiche in lacrime si avvinghiò alla sua gamba per trattenerlo, ma fu portata in volo lontana dal palazzo. Scivolò e stava per precipitare, ma Eros impedì che morisse, la raccolse e la portò sotto un albero, abbandonandola per la sua disobbedienza. Disperata e straziata per il dolore, Psiche si allontanò peregrinando in cerca di Eros. Ormai consapevole della malvagità delle due sorelle, si recò nelle loro case lontane. Disse di essere stata scacciata dal marito e che lui intendeva sposare una di loro. Ciascuna sorella, credendo di essere stata prescelta, si precipitò in quella che era stata la rupe sotto la quale sorgeva il castello di Eros e Psiche, e sicura di essere attesa dal dio, come al solito si lanciò giù, certa di essere trasportata da Zefiro, come le altre volte. Invece entrambe si sfracellarono e i loro resti furono divorati dai corvi. Intanto Psiche, raminga e disperata, continuava il suo viaggio in cerca dell'amato sposo. Persa la fiducia nell'avvenire, tentò più volte di uccidersi, ma sempre gli dei glielo impedirono, un po' per compassione e un po' temendo l'eventuale punizione di Eros, suo sposo. Distrutta dalla fatica e dal dolore, Psiche cercò di compiacere prima Cerere e poi Giunone, dedicando le sue cure ai loro templi incontrati sul suo cammino. Comprendendo però che era inutile, in quanto nessuna di loro intendeva affrontare l'ira di Venere, decise di porre fine al suo viaggio consegnandosi a sua suocera, sperando di placarne l'ira per aver disonorato il nome del figlio. Accolta di mala grazia dall'ancella di Venere, consuetudine, e torturata dalle altre due sue domestiche, angoscia e tristezza, la ragazza, incontrando la dea dell'amore, venne trattata con estremo disprezzo e fu costretta a sostenere una serie di prove. Avrebbe dovuto innanzitutto suddividere un mucchio di granaglie con diverse dimensioni in tanti mucchietti uguali. Disperata, ricevette un aiuto inaspettato da un gruppo di formiche. Fu poi costretta a raccogliere la lana d'oro di un gregge di pecore. Avvertita da una verde canna che le pecore diventavano molto aggressive con il sole, aspettò la sera per raccogliere la lana rimasta tra i cespugli e superò la seconda prova. La terza prova consisteva nel raccogliere acqua da una sorgente che si trovava nel mezzo di una cima a strapiombo e in questo caso venne aiutata dall'aquila di Giove. Nonostante fosse riuscita a superare le tre prove, Venere non volle arrendersi e, accusandola di essere una strega e di fare malefici per soddisfare le sue richieste, le impose una nuova prova, ancora più difficile. Sarebbe dovuta discendere negli inferi e chiedere alla dea Persefone, moglie di Ade, re del mondo dei morti, un po' della sua bellezza per la dea dell'amore. Psiche, certa che la suocera la volesse morta, decise di buttarsi da una torre e raggiungere così il regno dell'oltretomba, ma venne consigliata dalla torre stessa di scegliere un diverso modo per assolvere il suo compito e le fu indicata la strada è la maniera di superare i pericoli del viaggio e le insidie tese da Venere. Seguite alla lettera le indicazioni della torre, Psiche raggiunse Persefone e, ottenuta da lei una scatola contenente un'ampolla,
riuscì a ritornare nel mondo dei vivi. A quel punto, però, curiosa del contenuto della scatola e desiderosa di ottenere un po' di bellezza per se stessa, per piacere di nuovo al suo amato sposo una volta che lo avesse incontrato, aprì l'ampolla. Dentro non vi era altro che una nuvola di sopore che la fece cadere in un profondissimo sonno. Intanto Eros, che si era rifugiato nel palazzo di sua madre per attendere la guarigione della scottatura e che era stato confinato da Venere in una stanza segreta per impedirgli di incontrare Psiche, si liberò e volò via. Scorta la sposa addormentata, si accostò per risvegliarla dopo aver reinserito la nuvola soporifera nell'ampolla. Per destarla, la punse con una delle sue frecce e la tenne fra le sue braccia. A questo punto si recò da Zeus a chiedere aiuto e il signore dell'Olimpo glielo concesse. Zeus invitò Psiche a sedere al banchetto degli dei, le offrì nettare e ambrosia facendola divenire una divinità immortale e benedisse le nozze fra lei ed Eros, organizzando una festa con tutti gli dei. Poco tempo dopo nacque la figlia di Eros e Psiche e le venne imposto il nome Voluttà. L'intera vicenda ha un profondo significato allegorico. Il drago cui viene offerta Psiche dai genitori è icona di Eros in quanto simile a lui, potente e temibile, come lo è l'amore. Eros è simbolo dell'amore carnale e passionale. Psiche è simbolo dell'anima umana, della spiritualità. È talmente elevata che gli uomini la contemplano e l'onorano, ma nessuno se ne sente degno e la fa sua. La carnalità rimane incantata dalla spiritualità e desidera conquistarla. La spiritualità ha bisogno però di una più profonda conoscenza dell'amore, ha bisogno di comprenderlo per potersene veramente innamorare. Ecco quindi la lampada a olio, simbolo della conoscenza, per poter vedere il vero volto dell'amore e dell'erotismo. La passionalità viene però messa in fuga dal bisogno dell'anima di approfondire e conoscere veramente il senso di questa relazione. L'anima, a quel punto, compresa la bellezza dell'amore, ne è travolta e non può più farne a meno. È disposta a tutto per riconquistarlo, pronta a morire se privata di esso. Lei, spirituale, è odiata da Venere, simbolo della natura, della sua fisicità. Quindi la natura disprezza la spiritualità e cerca di allontanarla per timore che spenga l'impeto fecondatore della passione fisica. Lascia che l'anima venga torturata dalle sue ancelle, angoscia e tristezza, e la lascia avvilire dalla consuetudine. La passione, a sua volta, è stata scottata dall'incontro con la conoscenza pretesa dall'anima. Questa scottatura le rende però ormai poco attrattiva e troppo limitata alla cieca concupiscenza e la spinge a ritrovare la relazione equilibrata con la spiritualità. Dal loro incontro, passione carnale e spiritualità, nasce il vero, intenso e duraturo piacere, la loro creatura, la voluttà, e l'anima, fecondata dall'amore, diviene immortale.